Salve gente, Salarus, eccoli qui su Rom 2 Total War con i nostri ateniesi. Nell'ultima puntata abbiamo annientato Sparta, molto bene, e oltretutto abbiamo dichiarato guerra ai triballi qui. Ok, prima di far tutto ciò, devo capire perché ho una carestia. Dove ce l'ho la carestia? Cioè in tutte le mie regioni, però di solito quando ho la carestia vuol dire che non ho fatto qualche edificio. Intanto, qui. Campo addestramento. Pure un'officina. Facciamo un acquedotto sotterraneo, va. Intanto, qui. E qua, invece, andiamo in battaglia. Io direi di fare la battaglia da 6, tutto quanto bello. Assaltiamo. Sì, dai, assaltiamo subito, non importa. Dai, andiamo. Atena, paura di Deimos, sei 10.000 contro i figli di Smerizios. Smertrios, un esercito di guarnigione e i guerrieri erranti. Molto bene. L'insediamento sembra essere posto su una collina. E attorno sembra esserci un piccolo avvallamento, tranne verso ovest, che dovrebbe esserci una piccola collina. Quindi io direi di attaccare da ovest e col mio altro esercito di guarnigione dall'altra parte. Molto probabilmente dovrebbe arrivare lì l'esercito rinforzato dei figli di Smertrios. Come si chiamano? Ovviamente non possono competere contro i miei hoplite, contro le mie falangi, contro i miei arcieri, contro i miei peltasti. Quindi sarà una battaglia, non dico tra le più facili, ma dico che la vincerò. E quando dico questo, perdo sempre. Hanno solo quei fedeli al giuramento che non mi piacciono assolutamente. I fedeli al giuramento, per chi non lo sapesse, sono l'unità più forte del gioco. Pioggia, anche se una battaglia con la pioggia mi piacerebbe molto, preferisco farla una col sole. Bel tramonto, o alba. Aspetta, guardi un attimo la mappa. Ovest occidente dovrebbe essere un tramonto. Sì. Bene, intanto il mio esercito di rinforzo dovrebbe arrivarmi alle spalle. Quindi io voglio fare subito un esercito combinato e aspetterò un esercito di rinforzo senza troppi problemi. Poi dopo mettiamo la cavalleria al lato sinistro, che non c'ho voglia ancora di sistemarmi bene, faccio solo una sistemazione nel caso se il nemico mi raggiunge subito. Ah, che bello. Rom 2. Ho anche installato una mod shader, ma non credo di averla installata bene. Però comunque il shader sarebbe che migliora un attimo le tonalità dei colori, più che altro il colore in generale. Lo shader, anche l'illuminazione, la gamma, tutte queste cose qui. Mi piacciono molto a me le mod shader in generale. Sistemiamoci bene l'esercito intanto. Picchieri, 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 voi opliti. Qui. Mettetevi tutti qui. Tutti qua sopra. E ok, abbiamo gli opliti. Arcieri. Li metto tutti qui. Così vi faccio ordine nella mia testa che ne ho già poco. Il generale. I due generali li lascio qui. Il resto. Ah, qua ci sono dei picchieri anche un po'. Picchieri li lascio qui. Ok, la formazione dovrebbe essere a posto, manca un bicchiere qui. E picchieri, picchieri, picchieri. Ok, la mia formazione è la seguente. Picchieri davanti, prima linea. Aspetta, ma qua c'è un'oplita. Ah, schiamato. Picchieri qui davanti. E
oltretutto, ancora più davanti di tutti gli arcieri, voglio mettere. Qualcosa del genere, tipo. E dietro, infine, gli Hopliti. Molto allungati. I due generali indietro. E la cavalleria sul fianco sinistro. Forse sul fianco sinistro è meglio, che così riesco a magari colpire il nemico da qui, da quella parte. Il mio piano è frantumarli con il mio tiro, con le mie unità da tiro, e poi dopo andare nella città con le mie picche. E tipo la città qui. Passare qui, qui con le mie picche, intanto che con gli Hopliti. Un po' li lascio dietro per proteggere, e alcuni li lascio qui. Con la cavalleria magari vedo di fare un accerchiamento molto, molto grande. Vedo un po' come fare, intanto aspettiamo che tutte le unità siano in posizione. Guardate il mio esercito, che figo. Mettiamo il rallentatore. Guardate. Wow. I miei ateniesi, che belli che sono. Bellissimi. Guarda questo qua che saltella. È contento di andare in guerra. Sei contento, vero, di andare in guerra? Ok. Intanto, tutti a posto. Sì. Quindi. Vediamo di metterci qui. E velocizzare il tempo molto, molto. Velocizziamo tanto, oltretutto. Qui abbiamo dei cavalieri nobili. Questi qua sono tosti, e oltretutto il generale. Uno dei generali che c'è in battaglia. Il generale principale è questo. E sono dei fedeli al giuramento. Ecco, i tosti erano questi. Tutto, adesso che ci penso, questa qua è la prima tribù celtica che affronto, o gallica in generale. Non so di che gruppo culturale siano i triballi. Cioè, ovviamente sono della zona dell'Illiria, ma non proprio, non Illiria, tra Tracia e Illiria, non so che cosa dire. E comunque su Rom 2 sono di origine celtica, mi pare, o gallica, che ci sono differenze. Mi pare che i Celti mette tutte le tribù della Spagna, non so perché hanno chiamati, dove li hanno chiamati ispanici, qualcosa del genere. Però i Galli sono tipo quelli della Gallia, appunto. Però questa tribù qui, se hanno i fedeli al giuramento, io sa che sono gallici. Non lo so. I Traci li ho già scontrati, ammazzati, tutti quanti, della Confederazione Celtica, del Regno Osidirico. Quelli lì che erano tosti anche. Non mi hanno dato troppi problemi in questa campagna, però io mi ricordo che tutte le volte che li ho trovati nelle mie campagne precedenti mi hanno sempre dato tanto fastidio. Tanto qui ci stiamo mettendo un po' a muoverci. Con i miei arcieri. I peltasti. Questi qua sono peltasti. Non ho mai imparato a utilizzare bene i peltasti. Ci sono certi che dicono che sono ottime unità corpo a corpo, ma più i peltasti reali. Però non so perché li segna da tiro, i peltasti mi pare che fossero unità, sia corpo a corpo sia a distanza, però non so bene utilizzarli. Devo capire un po' il loro senso. Tanto, posizioniamo bene così. Anzi, un po' più. Così va. Così col tiro annienteremo questi qui. Anche se sono frombolieri, dovrò avvicinarmi un po'. Farò fuori lì il cavaliere nobile, tutti questi qua i frombolieri e gli schermagliatori. Non so perché ha messo gli schermagliatori dietro, li poteva mettere più avanti. I giavellotti vanno bene da davanti, non da dietro. Però non capisco. Tanto. Muoviamoci. Queste fasi di battaglia sono un po' lente, lo so, però dobbiamo posizionarci un po' con le nostre truppe.
Questi cavalieri nobili non mi preoccupano molto, a meno che vanno contro la mia cavalleria cittadina. Lì è un po' un casino, però vediamo che fare. Ok. Sta laggando abbastanza, Rom 2, non so perché. E avviciniamoci un po'. Ok. Tanto, vediamo il mio esercito che avanza. Avanziamo un po' così. E ok, ora con queste unità qui fammi selezionare tutto bene. Le metterò qui, coperte da quanti bicchieri? Facciamo due. Due qui. Bicchieri dietro e poi dopo un po' di opliti. E qui lancerò un attacco. Vediamo un po' se è tutto a posto. Sì, risulta tutto. Tutto quanto risulta. Bene. Ora i miei peltasti riescono a colpire il nemico? No. Allora avvicinatevi. State sparando tutti? Generale nemico è morto. Già morto? Vabbè, è durato poco. Ok, ora questi qui li mando sempre un po' più avanti. Però ora voglio fare una cosa un po' particolare. Voglio mettere qui dei bicchieri, se riescono a stare senza darmi troppi problemi. E qui altri bicchieri. Così mi bloccano la zona. Li accompagno con degli opliti che i bicchieri da soli non vanno mai. Un po' così. E due così. Benissimo. Qua lasciamo gli arcieri qui. Altri arcieri. È perfetto, vediamo un po' come va. Ok, questi qua si faranno male tra poco. Abbastanza. Fermi, fermi, fermi. Qua si stanno muovendo un po' troppo. Perché non c'è il comando di Shogun che mi ricordo che faceva mettere unità che non rincorressero il nemico, cose del genere, cose strane, non mi ricordo com'era proprio, come si chiamava, credo schermaglia oppure difesa, qualcosa del genere. Ok, questi qua se le stanno un po' prendendo. Qua picche alzate. E ok, qua si stanno facendo male, stanno facendo il cambio della guardia perenne. No, no, non ritiratevi, cioè questi qua. Ecco, questo comando qui che non mi ricordo come si chiama, invece, che li manda sempre indietro quando arriva un po' il nemico. Mi sta un po' giù. Ah, qua posso anche fare una carica con la cavalleria se voglio. Ok. Avanziamo un po' con i bicchieri.
Spear infantry ready. Advance at speed. Benissimo. Qui stiamo arrivando, cioè li stiamo facendo scappare, poverini. Ok, stiamo qui. E non muoviamoci. Se riusciamo. Qua c'è una falange di picchieri un po' migliore. Tanto qui è la mia cavalleria. Dove la lascio? Qui. Oh, già. Qui stanno arrivando un po'. Benissimo. Ok, allora a questo punto direi di avanzare da tutti i fronti, di spingere dentro e ok, avanziamo. Questi picchieri qui li lascio dietro, intanto non è un grande problema. Questi qua non fate fuoco amico voi. Ok, qua ne arrivano un po'. Forse nel bicchiere devo mettere un po' più avanti. Ok, benissimo. Questi oppliti qua un po' stanno soffrendo. Devo mandare subito qualcosa. Ok, qua riesco a fare un accerchiamento, qualcosa del genere. Qui c'è una bolgia. Una delle nostre unità ha usato tutte le munizioni. Merda. Ok, qui. Soldati, state. Oh, qua ci sono i fedeli. Qua mi servirà l'aiuto delle picche per far fuori i fedeli. Il giuramento. Come dico io, i fedelissimi. Unità che non si arrendono mai proprio. Però gli oppliti verranno smangiucchiati. Stanno ritirando, strano. Di solito sono tostissimi, non si arrendono mai. Voi dove state andando, Peltasti? Tornate indietro. Qua ci sono troppi frombolieri però. Ok, qua stanno cedendo. Qua c'è la cavalleria leggera che sta facendo mangiucchiare. Qua ci sono anche un po' di picche mie. Il nostro generale è sotto attacco. A chi? Archers! Ok, qua altri picchieri li mando a dare una mano. Stanno andando sempre più verso la piazza. Una delle nostre unità ha usato tutte le munizioni. Stanno proprio massacrando i miei uomini, i triballi, poverini. E ok. Poveri arcieri. Frombolieri, va, diciamo, non sono più arcieri. Ok. Tanto qui. Mi fa quasi ridere come ci sono questi frombolieri che corrono verso i miei popliti. Si aspettano qualcosa in grande, cioè. Non ce la fanno.
fedeli al giuramento stanno venendo accerchiati. Sono tosti, però. Guardate come sono alti. Qua ci sono un po' di picchieri che stanno attorno. Boh, adesso sono morti. Le picche hanno fatto il giro. Ok, abbiamo vinto. Bene. Vittoria decisiva. Abbiamo perso 93 uomini. Sono pochissimi. Sono proprio pochi. Credo la maggior parte per il fuoco amico, no. 7 per il fuoco amico. Diciamo, no, 6. Somme approssimative, va. Che vittoria gloriosa. Ok, occupiamo. Damasito. I tribali sono stati annientati. Molto bene. Ora direi. Non possiamo ancora cambiare nulla. Vabbè, non importa. I 10.000 li mando qui. E dopo magari li mando all'assalto del... degli RDA. A proposito, volete diventare un mio stato cliente? Allora, boh. Addio. Cioè, volevano... Non, gli ho chiesto di diventare stato cliente? No, non vogliamo. Va bene. Tra poco arriverò io. Dovrei anche farmi una flotta, prima o poi. Però non posso ancora... Sì. Facciamo... Voi. Poi dopo... Intanto vi metto in modalità pattuglia. Anche voi in modalità pattuglia perché... Ho scoperto lì che c'è la meccanica della pirateria, che è un po' un casino. Bisogna combattere la pirateria. Intanto... Vediamo un attimo un po'. Come siamo messi? Abbiamo preso anche tutta la traccia. Tutta. E siamo... Abbiamo 3 province. Tracia, Macedonia e Hellas. E siamo messi bene. Molto bene. Ora. Dove possiamo puntare? Io direi puntare verso l'Illiria. Prenderla tutta. E poi dopo... puntare verso la Pannonia oppure Dacia e dopodiché andare in Italia oppure espandersi verso l'Asia, ma verso l'Asia ci sono i Sardi, i Seleucidi, i Ponto che è abbastanza potente, Cimmeri, prese di terra, sti Cimmeri. Allora aspettiamo un po', andiamo prima verso l'Illiria e poi dopo vediamo cosa fare. Tanto abbiamo già unificato la traccia o qualcosa. Posso emanare altri editti. Ah già sì, tu. Chi era già che voleva l'abilità nuova? Ora i Daimios. Un esercito buono, ha già 2 tradizioni. Generale, adesso lo faccio comandante. E aiutanti, Belta, Salvatore Eroico. Sì, questo qua che cos'è no? La Sica va bene così. Come metto gli aiutanti comunque. Gravitas, no, mettiamo l'Oplon. Oppure... Tureos, mettiamo il Tureos, dai. Che è uno scudo ellenico particolare. Non come lo scudo rotondo degli Opliti, ma uno scudo... Uno scudo, non so come dire, uno scudo. Tanto ci sono sti veneti che sono andati fino a Siracusa. Particolare, fino a Siracusa. Tanto invece i siracusani hanno preso gli Ibaenum. Particolare anche questo. Cioè da un po'. I romani non so che cosa stanno facendo, sembrano deboli. Potrei anche pensare a un'invasione navale a Brindisi.
Però ho paura della loro fanteria. Hanno gli astati che sono belli tosti, i miei opliti non possono farcela contro gli astati. Ma non perché i miei opliti fanno schifo, perché sono lancieri, non possono proprio farcela. Tanto rapporto di logoramento, bla bla bla. Popolazione motivata, bla bla bla. Molto bene. Non mi fa selezionare, ecco. Qui tutto a posto. Ah sì. Qua facciamo un'officina, in modo che possiamo creare anche macchine da sé, tutte cose che Ready piacciono a for me. orders. Intanto, guerra agli ardiei. Welcome. The day is already old and there is much to do, so if you have words, speak them. None, Willis. Laying siege to the settlement. Ah, ok, vediamo un po' quanti ce ne sono. Ah, possiamo farcela. Sì, siamo in inferiorità numerica, però hanno le unità. Le loro unità sono proprio messe male. Sì, direi attaccare. Anche un po' come rendere. Un po' come sfida, sapete, queste cose qui. Poi 10.000 sono un buon esercito. Sì, ce la possiamo fare. Poi hanno tutte unità navali che le farò far sbarcare, ovviamente, quelle del nemico. Poi ci metteranno un po' a sbarcare, intanto io prendo la piazza. Gli araldi di Tanato. Non ho mai scontrato io in tutte le mie campagne che ho fatto su Rom 2, su anche battaglie, così, mai una fazione dell'Illiria. Chissà come sono. Devono avere una buona flotta. Ho sentito dire che gli illirici hanno messo un po' di casini ai romani con la loro pirateria. Stavano nelle isole, tipo della Croazia, dell'attuale Croazia lì. Sì, rifugiavano lì e facevano un po' il culo. I romani poi dopo avevo letto che avevano creato una flotta giganterrima solo per pattugliare le zone commerciali. Quindi iniziamo lo schieramento. Qua è tutto allagato. Io direi di lanciare un attacco verso qui, verso questo centro. Facciamo tre o quattro file di picche. Quattro vanno benissimo. Davanti mettiamo degli arcieri. E dopodiché dietro mettiamo degli oppiti. Cavalleria, poi dopo la mettiamo sul lato. Formazione semplice, semplice. Non creo mai formazioni super complesse. Sto sul I semplice. rinforzi nemici si stanno avvicinando. Eh sì, lo so. Intanto vediamo un po' di fare qualcosa con la cavalleria cittadina. Guardate che belli che sono. Aspetta, faccio una visuale così. Ah, belli. Bellissimi. Guardate come corrono. Che bello che Rom 2 però. Sì, buggato, buggato, lo so, buggato, però bello. Oltretutto, tra poco dovrebbe uscire la patch 4, magari esce oggi, non ne sono sicuro. Andiamo contro i frombolieri schiavi però prima. I frombolieri io li odio. Che belle però che sono le unità dell'Illiria. Guardate che bello scudo che hanno. Hanno lo scudo carino. Guardate questi oppliti. Bellissimi. Oh, mi dispiace quasi ammazzare questi qui. No, mi dispiace. Sono bellissimi. Vabbè, morite. Questo insediamento mi interessa. La pietà non fa per l'Aros. Quindi. Ah, prima contro la cavalleria. Anzi, facciamo anche fare una cosa. Così. Sparate. Caricamento rapido, dai. Qui stiamo smaciullando. Tutta l'unità ammazzata, dai, facciamo tutta l'unità. No, non ce l'abbiamo fatta.
Vediamo di fare un'incursione con la nostra cavalleria. I cavalieri vandali che distruggono tutto. Reclute mercenarie. Benissimo. Il generale nemico è morto. Yeah. Oh no, 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 no. Tu dietro, tu dietro, tu dietro, tu dietro, tu dietro, tu dietro. Non li avevo visti. Ho salvato per un pelo. Iniziamo a muoverci qui. Tanto la flotta sta arrivando. Qui è arrivata una parte di... una parte di esercito... di rinforzo. Sì. Qua... poi dopo voglio conquistare la piazza e bloccare tutte le vie di entrata con i picchieri. Così vinco. Non può vincere, ovviamente, se blocco tutto. Ah, qua ci sono... delle unità. Non li ho visti, però non importa, dai. Guardate che belli che sono però questi qui. Verranno anche ammazzati molto bene. Non sono nemmeno messo in formazione di picca i miei picchieri, comunque stanno facendo molto male al nemico. Ok, dai, mettiamoci bene però adesso, non facciamo cavolate. Andate qui. Ah bene, si sono ritirati. Picchieri tutti qui. Con o senza falange. C'è qualcuno con la falange? Tu hai la falange. Ok, molto bene. Oh no, già voi. Ah, qua ci sono i frombolieri. Mi dimentico sempre la cavalleria nelle battaglie. Ah, stanno entrando, merda. Muoviamoci. Dai, 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 dai. Tutti qui. Benissimo. Ok. Formiamo le falange e loro dicono no, meglio non andare. Sto qua un po'... non so che cosa fare. Si ritirano. Hanno visto le mie picche e dicono no, forse è meglio stare indietro. Ok. Oh, cavalleria, cavalleria, dietro, dietro. Ok, i miei arcieri dovrebbero fare un po' male. E ok, sta andando tutto bene, voi state un po' indietro però. Dove c'è una gara di sguardi? Prima che perde, perde la città. Ah no, volete caricarmi? Che coraggio. Coraggiosi i tizi. Regolarità, dai.
Guardate come se le stanno prendendo. Ah, belli. Una delle nostre unità ha usato tutte le munizioni. Ah, già, voi. Mi dimentico sempre la cavalleria. Ah no, si stanno ritirando. Però mi stanno arrivando a... Dai, ammazziamoli. Qui c'è... membri delle tribù illiriche. Tutti qui. Dai. Ok. Dai, andate. Ah, battaglia terminata. Vittoria decisiva, molto bene. Abbiamo perso 30 uomini. Tutti per il fuoco nemico. E gli arcieri hanno fatto più uccisioni assieme anche la cavalleria, però... ovviamente la cavalleria fa male. Molto bene. L'esercito normale che aveva il nemico non ha fatto nessuna uccisione. Ah, però belle ste civiltà illiriche. Mi piacciono, cioè... proprio graficamente, sono fatte bene. Poi non so, mi piace un po' quella zona lì. Della ex Jugoslavia, Croazia... e Bosnia, più Croazia diciamo, perché l'Iria è più Croazia, però mi piace. Facciamo la guerra per poter vivere in pace. Aristotele, ah, ti sto studiando intanto. Cavalcare la cavalleria ai fianchi ti fornisce flessibilità. Molto bene. Abbiamo vinto. E occupiamo. Dobbiamo stare attenti però a questo esercito qui, che potrebbe sbarcare in qualche mia città. Ovviamente la prima città che mi passerebbe per la testa, se fosse lui, è Polonia. Quindi muoviamo subito le nostre unità alla Furia di Atena, che ha già distrutto l'esercito spartano. Ora guardiamo un attimo la nostra mappa di conquista. Siamo proprio grandi, Ho conquistato tutto questo. Che bello. Abbiamo unificato la Grecia e non solo, anche la Bulgaria, Macedonia e un po' di... dell'Ellesponto, questa zona qui. Quindi, gente, credo che per questa puntata sia tutto. Votate, commentate, ci sentiamo alla prossima. Ciao!